Frutticoltori della provincia di Verona, buongiorno e ben ritrovati al notiziario frutticolo del 17 maggio 2024. Un saluto come sempre dalla Coldiretti di Verona e dall'AIPO OP. Vediamo ora il pesco, fase fenologica, ingrossamento del frutto, indurimento del nocciolo. Su nettarine si notano deformazioni sui frutti, con fessurazioni e spaccature più o meno estese. Oidio nerume. Le condizioni sono ancora favorevoli alle infezioni. Mantenere la difesa utilizzando lo zolfo o piraclostrobin. Moniglia. Possibilità dell'elevata infezione. È ancora opportuno intervenire con prodotti fitosanitari nella fase di indurimento del nocciolo, anche con sostanze attive nei confronti dell'oidio, zolfo o piraclostrobin. Batteriosi, le continue precipitazioni e le temperature miti sono favorevoli alle infezioni. Utilizzare prodotti rameici o acibenzolar S-metil. Fusicocco, con le prossime previsioni meteo sono prevedibili infezioni. Eventualmente intervenire con prodotti rameici o captano o tricloderma asperillum più ticoderma antroviride. Cidia molesta. Il volo degli adulti è terminato, prosegue la nascita delle larve. Valutare l'opportunità di un intervento insetticida solo se si notano dei germogli infestati, con una soglia indicativa superiore al 2%. Anarsia lignatella, iniziato il volo, continuare il monitoraggio. Cimice asiatica, presenze all'interno dei frutteti e primi danni, programmare l'eventuale intervento lungo le file perimetrali o a file alterne con acetamiprid. Passiamo ora all'albicocco, fase fenologica, ingrossamento del frutto, indurimento del nocciolo. Oidio nerume, condizioni favorevoli alle infezioni. Mantenere la difesa utilizzando lo zolfo o il piraclostrobin. Batteriosi, le continue precipitazioni e le temperature miti sono favorevoli alle infezioni. Utilizzare prodotti rameici o acibenzolar S-metil. Cimice asiatica, presenza all'interno dei frutteti e primi danni. Programmare l'eventuale intervento lungo le file perimetrali o a file alterne con acetamiprid. Vediamo ora il susino. La fase fenologica è di ingrossamento dei frutti. Oidio nerume, condizioni favorevoli anche in questo caso alle infezioni. Mantenere la difesa utilizzando sempre zolfo o piraclostrobin. Oidio nerume. Condizioni favorevoli alle infezioni, mantenere la difesa, utilizzare lo zolfo o il piraclostrobin. Batteriosi, continue le precipitazioni e le temperature miti sono sempre favorevoli alle infezioni. Utilizzare sempre prodotti rameici o acibenzolar S-metil. Cidia funebrana, controllare le nascite, eventualmente intervenire con spinetoram o emamectina benzoato. Cimice asiatica, presenze all'interno di frutteti e primi danni, programmare l'eventuale intervento anche qui sulle file perimetrali o a file alterne con il solito principio attivo acetamiprid. Vediamo ora il melo, fase fenologica, accrescimento dei frutti con pezzature che superano i 30 mm di diametro. Ticchiolatura. Sono possibili le infezioni secondarie. Anche in caso di piogge leggere è importante mantenere costantemente coperta la vegetazione, in particolare prima delle piogge con ditianone, captano, ciprodinil, pirimetanil. Oidio. L'andamento climatico è sempre favorevole al patogeno, per cui è necessario continuare la strategia di difesa. Aggiungere sempre un antioidico specifico a ogni trattamento, cercando di variare le sostanze attive,
che si impiegano in base al loro meccanismo di azione, tipo lo zolfo, il ciclofenamide, il bupirimate, il difeconazolo, il penconazolo o il tebuconazolo. Carpocapsa è il momento corretto per il posizionamento del trattamento con una sostanza attiva ad azione ovo-larvicida, cloranitriprole o emamectina, afide lanigero. In questa fase sono utili trattamenti ripetuti con prodotti a base di sali potassici di acidi grassi, olio di arancio dolce o acepamepride. Ed ora passiamo al pero, fase fenologica, accrescimento dei frutti con calibro dai 15 ai 30 mm di diametro. Psilla, sulla vegetazione si nota la presenza di uova bianche e gialle, con presenza di melata. È il momento di effettuare il trattamento con abamectina o spinetoram o piretroidi. Efficace il rilascio di anticoridi tipo Anticoris nemoralis 2000, esemplari per ettaro, da praticare in due momenti, da metà a fine maggio. Naturalmente non vanno impiegati insetticidi. Cidia promonella. I consigli sono quelli dati per il melo. Ticchiolatura. Le condizioni meteo sono ancora favorevoli alle secondarie infezioni. Mantenere la copertura con fungicida tipo Fluazimam, Fludioxidil, Fluxapiroxad e partner di copertura. Macolatura. Le bagnature prolungate di questi giorni e l'aumento delle temperature elevano il rischio di infezioni. Continuare con la copertura con trattamenti fungicidi, usando sostanze attive efficaci anche contro la ticchiolatura. Colpo di fuoco batterico. Condizioni meteo molto favorevoli alle infezioni. Effettuare un intervento protettivo con ancibenzolar S-metil oppure laminarina o agenti di biocontrollo. Cimice asiatica. In caso di presenza intervenire con prodotti a base di acetamipride nei perimetrali e lungo le file interne e da metà pianta in su. Vediamo ora l'actinidia o kiwi. Fase fenologica. Conclusione della fioritura, inizio legagione per l'actinidia chinensis a fioritura per actinidia deliciosa. Botrite, sclerotina, andamento climatico favorevole alle infezioni sui primi frutti allegati. Intervenire con miscela di Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, eugenolo, genrariolo, timolo. Batteriosi, gravi infezioni batteriche favorite dalle piogge e dalle temperature. Utili interventi con Bacillus anche ravvicinati tra di loro. PSA. Le lunghe bagnature sono condizioni favorevoli per le infezioni. Continuare la difesa impiegando agenti di biocontrollo. Ed ora vediamo per ultimo il noce. Fase fenologica, fine fioritura, invaiatura. Batteriosi. Fase critica per le infezioni, intervenire con prodotti rameici. Antracnosi, necrosi apicale bruna. Periodo favorevole alle infezioni, aggiungere trattamenti rameici, tebuconazolo o boscalid più piraclostrobin o captano. Carpocapsa, se non già eseguito, attuare un trattamento con clorantraniliprole o emamectina. Cimice asiatica, prima presenza di frutti colpiti. In questi casi è opportuno intervenire nei perimetri e a file alterne con un insetticida abbattente. È importante il monitoraggio giornaliero per verificare la presenza in campo del fitofago ed intervenire di conseguenza.
Ed ora un saluto e un arrivederci al prossimo notiziario frutticolo della provincia di Verona.